The Evil Within è un cadavere rigido e freddo, una vecchia salma su un tavolo di formica del laboratorio del dottor Mikami, lo scienziato pazzo del game design, a pezzi di cadaveri riesumati dal 2002 al 2014. L'organismo li rigetta con violenza, ma il dottore insiste ad attaccarli tutti assieme. Sicuri del suo operato e della sua indubbia abilità chirurgica, anche i suoi assistenti, Tango Gameworks, neonato del team giapponese, è convinto che la sua meticolosa chirurgia videoludica vincerà sulla carne morta del Project Svei. La mano del dottore è la stessa mano che aveva abilmente operato innumerevoli volte in passato. La sua è attenta chirurgia, non macelleria mobile di mezzanotte. Una mano sicura e precisa che taglia e cuce, strappa e drena. Il dottor Mikami si rende conto che la materia è grezza ma plasmabile. Si fa aiutare, fa fatica. La mano trema, a tratti è svogliata, altre volte ferma. È decisamente abile nel cucire, come un tempo. In altri frangenti vive di espedienti dettati più dalla scuola che dal cuore. Mikami suda copiosamente. Il dottore infila l'ago e attacca lembi di carne. Così lo scino Prometeo si proietta assieme al suo creatore in un futuro senza rembe. Un mostro di Frankenstein che fa fatica a respirare sulle prime, ma poi cambia ritmo e si consegna come un perfetto organismo, in grado non solo di respirare, ma emettere suoni, simili a parole in alcuni casi. Chi lo liquida come un guazzabuglio horror azzarda a stimolare scosse di capo, eppure non ci va troppo lontano. The Evil Within è un guazzabuglio, ma è carne e sangue che pulsa e ha il cuore al posto giusto. E nonostante si faccia fatica a definirlo un survival horror puro, troppo eclettico nelle sue soluzioni ludiche, anche quando introduce graditi ed efficaci elementi alla Silent Hill, regala tensione e un pathos innegabile. Ed in tal senso è sicuramente un deciso passo avanti rispetto a Resident Evil 4. Le ambientazioni di gioco sono inarrivabili per chiunque voglia misurarsi nello stabilire se Mikami è un autentico pazzo o un folle profeta del videogioco dell'orrore. Dentro c'è un genio ed una follia visiva senza eguali che contamina tutto come un mostro cieco e deforme. Procede di citazione in citazione, di film in film, di gioco in gioco. Macabro, tetro, buio e spaventoso nell'immaginario del suo autore, e per l'appassionato o il fanatico dell'horror è esattamente come vedersi una pellicola di Sam Raimi. Sai benissimo che non ti toglierà il sonno, ma sai anche che te lo godrai ogni dannato minuto. Nuovamente il custode dimostra che le sue intuizioni videoludiche, frutto di una carriera stellare, i suoi deliri, i suoi cheap moment, sono qualcosa che mancava da tempo al mondo dei videogiochi. È un eccellente ritorno al passato, un'opera per chi ha vissuto l'epoca dei 128 bit che non fa niente per raccontare in modo diverso la sua storia. Non importa in che modo lo guardi, il mondo dell'horror gaming, per sopravvivere, aveva bisogno di un gioco come The Evil Within.